Bentrovati ad una nuova puntata di Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. In apertura parliamo di sanità digitale. Arrivano le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i 10 gli ambiti dove i problemi di salute si possono risolvere anche con uno smartphone. Il 17 aprile l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato nuove raccomandazioni elencando 10 modi in cui i paesi possono usare al meglio la tecnologia per la sanità digitale, accessibile tramite smartphone, tablet o computer. Sono 10 gli interventi raccomandati nelle linee guida per migliorare la salute delle persone e rinforzare i servizi essenziali. In particolare l'OMS raccomanda l'uso della sanità digitale come supporto agli operatori sanitari nelle operazioni di decisione making, come metodo di gestione dello stoccaggio dei prodotti farmaceutici per evitare buchi e carenze, per rinforzare i servizi di telemedicina e aumentare la comunicazione con pazienti target particolarmente fragili, ma anche per il semplice invio di certificati. Un intervento che sta già mostrando effetti positivi in alcuni paesi, ad esempio, è l'invio di promemoria alle donne incinte sugli appuntamenti medici da effettuare in fase prenatale o sulle date di vaccinazione dei loro bambini. Inquinamento dell'aria aumenta il rischio di diabete di tipo 2. Essere esposti a lungo all'inquinamento da particolato fine rappresenta un nuovo fattore di rischio per le patologie cardiovascolari strettamente collegate al diabete di tipo 2. Esistono al momento prove limitate di un'associazione tra l'esposizione di lunga durata a questa forma di inquinamento e la comparsa di diabete di tipo 2, ma uno studio appena pubblicato su Diabetologia, organo ufficiale della European Society for the Study of Diabetes, ha cercato di dare una risposta a questo quesito. Lo studio viene da lontano, da Taiwan e Hong Kong, ma i suoi risultati sono applicabili a qualunque metropoli del mondo, alle prese con l'inquinamento da particolato fine prodotto dal traffico veicolare, dagli impianti per la produzione di energia, dalla combustione della legna e dagli incendi boschivi. Questo studio osservazionale dimostra che l'esposizione a questo tipo di inquinamento per lunghi periodi è in grado di aumentare di quasi il 30% il rischio di comparsa di nuovi casi di diabete di tipo 2 nelle persone più pesantemente esposte. Nasce Skin, la rete nazionale per studio malattie dermatologiche e sessualmente trasmissibili, capofila il San Gallicano di Roma. Nasce sotto l'egida del Ministero della Salute l'associazione Skin, rete dermatologica, per lo studio delle malattie dermatologiche e sessualmente trasmissibili. È costituita dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico specialistici o impegnati in questo ambito al fine di promuovere e agevolare la ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo è fare rete, sottolinea in una nota Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano e coordinatore della rete, per raggiungere in tempi sempre più rapidi e con l'ottimizzazione delle risorse la condivisione di dati e risultati scientifici, una maggiore diagnosi, terapia e cura delle malattie dermatologiche. Altro obiettivo è la formazione, perché in dermatologia l'occhio clinico non smette mai di imparare e la tecnologia ci mostra dettagli sempre maggiori. Al coordinamento scientifico, conclude Francesco Ripa di Meana, direttore generale degli IFO istituti fisioterapici ospedalieri, si affianca il lavoro del management che ha il compito di gestire la complessità delle varie componenti coinvolte nella ricerca e di governarle, amministrare investimenti e rapporti con istituzioni ed aziende per facilitare il lavoro e i risultati dei ricercatori. Spesa farmaceutica. Nel 2018 superati i 18 miliardi con uno sfondamento dei tetti per 1,4 miliardi.
L'AIFA ha pubblicato i primi dati relativi all'anno 2018, evidenziando un buco enorme per l'ospedaliera con 2,2 miliardi di euro oltre il tetto programmato. Al contrario, la convenzionata fa registrare un avanzo di 800 milioni. In totale nel 2018 sono state emesse 576 milioni di ricette. Aumenta la spesa per le compartecipazioni, anche se principalmente dovuta alla crescita della spesa per la differenza di prezzo che pagano i cittadini per l'acquisto di farmaci branded. A livello nazionale, la spesa complessiva nel 2018 si è attestata a 18,150 miliardi di euro, più 355 milioni rispetto al 2017, corrispondente ad un'incidenza percentuale sul Fondo Sanitario Nazionale del 16,1%, un dato peggiore del 2017. E quanto si legge nell'ultimo monitoraggio dell'AIFA, che analizza l'andamento della spesa farmaceutica nel 2018 e che conferma anche il dato che vede solo 4 regioni su 21 a rispettare i tetti di spesa. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro portale web di salute e benessere all'indirizzo che trovate alle mie spalle e sui social. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione di Medical News.